per ucciderlo più in fretta, anche se non ci riuscirete molto facilmente. Infatti ci dovrà bisognerà usare un bel po' di bombe a mano e soprattutto un bel po' di... Ok, ecco, sono un coglione, mi sono tuffato dentro, ho sbagliato tasto e sono caduto dentro. Incominciate a lanciare un po' di bombe a mano, così a caso di cane, proprio, però per non dire a parolacce, a caso di cane e non a... Vabbè, quello lì avete capito. Prendiamo un rocket launcher. Ogni tanto vi cadranno, state attenti sul... Merde! State sui lati, mi raccomando, quando vi colpisce quel raggio, cosa che io non ho fatto. Comunque il rocket launcher vi sbucherò ogni 2x3, perché ovviamente in teoria se siete abbastanza bravi... Sì, ma che sfiga. Se siete abbastanza bravi... Mi ha appena colpito in pieno, non mi ha fatto un caso il rocket launcher. Cioè... Stai sul lato. Che culo. Ecco qua. Posto. Adesso tenterà di mangiarvi, ma fidatevi che non vi mangia, quindi non vi dovete preoccupare. Bene, a questo punto prigionieri 0 perché sono una chiavica e passiamo dalla missione 2 alla 3. Bene. È curioso però vedere questi qua che praticamente si... Cioè, prende il sole. Comunque, se li sparate sopra il cadavere, vi uscirà, come avete visto, una mira. Praticamente un bonus, diciamo. Ecco, state attenti ragazzi qua perché diventerete molto ciccioni e chi vi colpirà con, ad esempio, un'arma o qualcosa del genere, esploderete, ecco, in quel modo, esatto, in aria praticamente esploderete. Niente, non riesco proprio a... Ma riusciremo a non morire? La domanda è quella, non... Io certi non ne vedo proprio di arrivare. Comunque, sparate sulle leve per aprire, però di solito trovate i bonus, non trovate i soldati, però in questo caso ho avuto la sfiga di trovare i soldati. Poi andiamo più in basso, sparate sulla leva, così vi uscirà anche... Il carrello, sì, scusate, non il bonus, volevo dire il carrello per salire. Ecco, a questo punto sparate qui sul lucchetto per entrare e prendere un bonus della Madonna. Come vedete potete anche sparare dall'alto in modo che così non vi colpisca. Guardate, sparate e non c'è problema che lo ammazzate senza problemi. Ora state molto attenti perché ci saranno tantissimi di quegli stronzieri che vi uccidono, però avete i razzi guidati, quindi senza problemi non dovrebbe succedervi niente. Ora sparate continuamente. Continuate a saltare e a sparare, saltare a sparare, saltare a sparare, in modo che così siete sicuri, almeno a maggior parte, di colpirli.
Ok. Proseguiamo andando avanti. Adesso state attenti perché potete sparare sempre dall'alto, però vi raggiungerà lo stesso il missile, quindi è un po' inutile come cosa. Quindi sparate nell'angolo e non avrete problemi di quel tipo. Ecco, non ho visto ancora l'altro. Ora, se farete un bellissimo salto avrete un bonus, però dovete stare attenti qui. Ovviamente dovete stare attenti a sta cosa. Infatti continuerete in questo modo. Mannaccia. Magari se non cado di sotto. Ok, proseguiamo. E ora arriva sta specie di navetta che è ancora indistruttibile. Sparate quando arriva. State al centro, mi raccomando. Attenzione anche ai carri armati che vi arriveranno di sotto, perché per sparare è. Sparano ma vi colpiranno probabilmente, però dovete stare infatti molto attenti. Ma questa è sfiga, non vedi neanche da dove arrivano. Potete anche spararli ai carri armati che vi stanno per colpire e così distruggerli in aria, però vabbè, come avete visto è abbastanza veloce come cosa. Ho sprecato 70 gettoni però. E poi potete prendere tutte ste monetine bonus. Partite sempre sulla sinistra. Ok, aprite il lucchetto. Ok, non si apre, scherzavo. Ma fa un bagno, è sfigozza questa qua, altro che. No, niente, proprio non c'ha voglia di. Mi raccomando, andate di sotto, poi andate di nuovo di sopra. Che lì vi aspetta uno schiavo che vi dà anche. Magari prima saltiamo. No! Che sfiga! Preso. Bagno! No, io volevo prendere l'altro però, aspetta. Io vi consiglierei di prendere l'altro. Se state comunque indietro, come vi ho fatto vedere, sarete invulnerabili. Però non mi esce lo stesso il personaggio, vabbè. Già ho poca vita, va, fammi. Colpite per bene gli aerei. Ok. Qua nessun danno proprio. Oh, arriva il mega boss. Questo è quello che mi pare che vi schiacci. Oh cazzo. Se andrete sotto, ecco, era questo quello che vi schiacciava, infatti me lo ricordo. No, poi state attenti alle palle infuocate, veramente era un bordello questo.
No. Saltate su per spararli, ora starete proprio attaccato al sedere. Però dovete stare attenti perché proprio sto stronzo vi ucciderà. Andate a prendere il... Aspettate che vi si abbassi, poi ci saltate sopra e sparate nell'angolo. Una volta che vi si rialzerà, saltate giù perché lancerà delle bombe di fuoco che praticamente vi uccideranno. Infatti, come avete visto, è successo perché sto... Via, sopra, merda, questa volta mi ha acciulato prima lui. Ok, ce l'abbiamo fatta, praticamente il mostro adesso è morto, come vedete non ce la farà mai più. Via, si può andare. Lui ride ma io rido meno perché ho usato già 30 gettoni più o meno. Vabbè. Proseguiamo e andiamo avanti col livello. Sparate nel frigo per avere moltissimi bonus, soltanto che vi ricordo, attenzione ragazzi, che i bonus vi fanno diventare più ciccioni in caso che avete troppe frutta, roba di troppo carne. Infatti tutta questa frutta, come vedete, vi fa diventare sempre più trichechi. Poi ci sono anche la carne e roba genere, però dovete stare attenti perché scoppiate praticamente dopo. Ecco, questo è quello che mi piace di più, boy. Schiavi, non riesco a salirci perché sono andato troppo in là. Comunque sparate al furgoncino e vi daranno tante belle armi. Che poi era un autobus, però vabbè. Da quando è che nei pozzi escono fuori i missili? Domanda. Saltate. Tanto andranno ad intervallo praticamente questi. Poi se avete l'invulnerabilità adesso potete saltare anche come cacchio volete. Adesso troverete quello che ha l'onda energetica praticamente. Ecco, infatti è questo qua, quello con l'onda energetica. Come vedete. Vi aiuterà in un certo modo per dire. Andiamo a voi. Ecco, adesso arrivano gli alieni, come vedete. Quelli che ci avevamo proprio fatto vedere all'inizio. Adesso arriva sto qua. Adesso avremo tutte e due la rottura di palle.